Grazie Alfredo e la parola al Ministro Piantedosi che ci aggiorna sulle ultime determinazioni. Allora, grazie Presidente. L'occasione del Consiglio dei Ministri è stata anche quella per condividere con tutti i colleghi quella che è stata la politica, insomma, che il Governo ha cominciato ad approntare su questa nostra questione, a partire dalle posizioni che il Ministro degli Esteri ha ufficializzato con note verbali nei giorni scorsi, che credo siano state portate all'attenzione di tutti, soprattutto per quello che riguarda le navi cosiddette delle ONG. Quindi noi sosteniamo, è stata presa questa posizione nei giorni scorsi molto forte ed è stata ribadita in questi impegni internazionali che anche il Ministro degli Esteri ha avuto nelle giornate ultime, oltre che il Presidente a Bruxelles, sul fatto che noi riteniamo che sia un problema, insomma, che va condiviso un po' con i paesi di bandiera, insomma, questo problema della presenza di navi che battono bandiera di paesi che poi fanno salvataggi e che quindi ci vedono sistematicamente poi destinatari dell'assistenza e dell'accoglienza di queste persone. Noi riteniamo, c'è tutto un pregresso, lo sapete, riteniamo che insomma, non segue a principi internazionali che prevedono che quando si sale a bordo di una nave in acque internazionali è come se si fosse saliti su un'isola e quindi sotto l'egida territoriale, il governo territoriale di quel paese, e quindi questo dovrebbe far radicare gli obblighi di assistenza. Questo è il presupposto, il provvedimento che abbiamo condiviso. Condiviso ovviamente un provvedimento interministeriale, ma insomma, in qualche modo l'abbiamo portato a conoscenza di tutti i colleghi, quindi ringrazio per questo anche il Presidente, perché è il primo provvedimento con il quale formalizziamo in buona sostanza una presa di posizione nei confronti delle navi dell'ONG che ha forzato un po' e quindi entrati in acque territoriali italiane, dirigendosi verso Catania, adesso in una posizione che non saprei, a qualche miglia nautica da Catania. Lo ha fatto senza ottemperare a quelle che erano state le richieste che tramite dei canali diplomatici gli erano stati fatti, cioè quelle di fornirci indicazioni di quali persone, l'identificazione delle persone a bordo, dove erano state tratte in salvo, e quindi quali erano le oggettive condizioni e soprattutto un elemento fondamentale secondo noi, quello cioè di aver informato le persone delle opportunità che la normativa europea concede, quello che di danno fastidio. Grazie, scusa. Tecnico. Il ministro Giorgetti che è anche un. Dicevo, ecco, ci tengo a sottolinearlo, noi abbiamo richiamato l'attenzione attraverso il paese di bandiera ha l'obbligo di offrire a queste persone quelle che, insomma, uno dei baluardi, insomma, dell'architettura normativa internazionale, cioè quella della possibilità, essere informati sulla possibilità di fare richiesta di protezione internazionale. Non ci hanno dato conto, le risposte riteniamo non sono state all'altezza delle nostre aspettative, sta di fatto che stanno entrando in acque territoriali, nella fattispecie c'è questa nave, la prima Humanity One, poi se ne è aggiunta un'altra ad Horas, ma è un caso diverso, poi vi dirò, e si sta dirigendo verso Catania. Abbiamo adottato un provvedimento interministeriale ai sensi dell'articolo 1,2 del decreto legge 130 del 2020, che in buona sostanza abbiamo imposto a questa nave, allorquando arriverà, di ovviamente fermarsi in rada, adesso poi si vedrà, insomma, le operazioni dal punto di vista tecnico verranno condotte dai tecnici allorquando arriverà e potrà permanere in acque nostre, territoriali, solo per il tempo necessario per consentirci di vedere a bordo tutte le eventuali emergenze di carattere sanitario, di altro tipo, insomma, delle persone, delle quali, voglio premetterlo, ci faremo carico. Quindi noi prenderemo tutte le persone che, o perché versano in condizioni di età minore, o perché, come si è detto, ma a mezzo stampa, non attraverso i canali diplomatici. Ci è stato detto che ci sarebbero donne incinte, oppure donne con bambini piccoli, gente con la febbre. Ripeto, registriamoci, è stato risposto, non ci è stato detto, l'abbiamo appreso, insomma, da canali informali, diciamo, di comunicazione informale. Quindi, ecco, voglio segnalare questo approccio. Noi rispettiamo le persone, rispettiamo le esigenze umanitarie, rispettiamo le esigenze delle emergenze di queste persone, però all'esito di questa verifica le persone che non dovessero versare, secondo gli accertamenti che faranno gli organismi nazionali competenti in queste condizioni, dovranno
essere, come dire, riportate fuori dal territorio, dalle acque territoriali, quindi la nave verrà invitata quindi a lasciare le acque territoriali nazionali successivamente. Poi vedremo che cosa succede. Questa è una partita, ovviamente nel frattempo è successo che a Bruxelles ci sono stati dei contatti, lo sapete, su questa partita. C'è stata la Francia che ci ha fatto una prima apertura, un'apertura che però non tocca, è molto importante, noi la consideriamo molto importante, anzi credo di, insomma, per parte mia, ringraziare l'omologo francese, la Francia, per questa apertura che è stata fatta, insomma, di poter accettare la possibilità di far sbarcare lì una delle navi, altre navi, l'Ocean Viking, che ha chiesto il place of safety appunto alla Francia. È un segnale importante, non riteniamo ci risolve il problema della responsabilità dei paesi di bandiera, quindi è una situazione che stiamo seguendo e che va seguita ora per ora e, ripeto, voglio segnalare che la soluzione che adottiamo è il primo atto di una politica che abbiamo condiviso è di non deflettere rispetto agli obblighi umanitari che vanno sicuramente posti in essere nei confronti di persone che vengono raccolte in mare, vengono trattenute così a lungo, non da noi, ma vengono trattenute così a lungo in condizioni, sta peggiorando anche le condizioni del mare, ma nello stesso tempo senza deflettere rispetto a quelle che sono le esigenze di mantenere il punto sul rispetto degli obblighi di paesi di bandiera. Questo in buona sostanza. Ce n'è un'altra che è entrata proprio in queste ore, una nave diversa, su questa non abbiamo ancora adottato un provvedimento, vediamo, è stato segnalato e certificato anche dall'organismo internazionale di verifica che è una nave più piccola, affollata da 94 persone, ci è stato segnalato che c'era un tentativo di rivolta a bordo, con condizioni di precarietà di navigazione. E il CIRM, che è l'organismo internazionale di verifica appunto delle condizioni di criticità, ha segnalato la condizione di urgenza, per cui si sta dirigendo verso Siracusa e ovviamente anche qui non abbiamo frapposto rispetto a quello che ci veniva segnalato obiezioni, ma tratteremo con analogo criterio anche questa nave e le altre che sono rimaste ancora fuori, perché ce ne sono altre due di bandiera norvegese che per il momento bisogna vedere, insomma, rispetto a quello che i comportamenti che adotterà. Grazie Ministro Piantedosi, se avete domande. Buonasera, iniziamo con Paolo.